Garanzia dell'amministratore del responsabile di laboratorio della chimica d'Agostino, arrestati ieri per presunta frode nella fornitura d'acquedotto pugliese del disinfettante per la rete idrica. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, intanto c'è preoccupazione tra gli utenti sulla qualità dell'acqua potabile. Alberto Tristano. La paura è ingiustificata, l'acqua è buona come sempre. È il messaggio dell'acquedotto pugliese all'allarme nato nella cittadinanza dopo l'inchiesta che ha portato a due arresti per presunte irregolarità negli appalti per la fornitura di cloro. I controlli sono stretti e continui lungo tutta la filiera, dalle sorgenti ai punti di consegna. Prelevamenti, monitoraggi, analisi, come qui nelle officine San Cataldo. Il nostro sistema laboratori sono 10 laboratori. Abbiamo i laboratori sugli impianti di potabilizzazione dove più volte al giorno viene controllata l'acqua in ingresso e in uscita dall'impianto di potabilizzazione. Più abbiamo i laboratori territoriali. Non è solo l'acquedotto a monitorare il flusso imponente che corre nelle nostre condotte, ben 18.000 litri al secondo. La ASL in maniera assolutamente indipendente non nota d'acquedotto, nei punti di consegna codificati fa dei suoi campionamenti indipendenti, dalle analisi, i campioni vengono portati all'ARPA che segue le analisi. ARPA invece in maniera indipendente fa i suoi controlli. A questo si aggiunge la parte batteriologica con le analisi di biologia molecolare che riguardano il DNA dei microorganismi per un unico obiettivo, precauzione. Resi noti gli... Nessun pericolo per la salute dei consumatori. È la buona notizia dell'indagine della Guardia di Finanza sulle forniture anomale di cloro per la purificazione dell'acqua ad acquedotto pugliese. Con l'accusa di turbativa degli incanti, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata, sono finiti gli arresti domiciliari Donato D'Agostino, amministratore unico di Chimica D'Agostino S.p.A., nonché vicepresidente di Confindustria Bari con la delega per i processi di internazionalizzazione, e Francesco Loliva, responsabile del laboratorio interno della società. Secondo gli inquirenti, la chimica D'Agostino, favorita dai componenti delle commissioni aggiudicatrici di AQP, era riuscita a vincere due gare di appalto nel 2012 e nel 2014 per la fornitura di ipoclorito di sodio, non solo qualificandosi come produttrice della sostanza da fornire, che invece veniva prodotta da terzi, ma somministrando una soluzione contenente una percentuale di disinfettante inferiore, seppur di poco, al minimo richiesto dal bando secondo le regole dell'Unione Europea. La filiera dei controlli a cui è soggetto il processo di potabilizzazione dell'acqua ha permesso di accertare la potabilità nonostante la presunta frode. Il protocollo ne prevedeva una percentuale del 12%, quella rinvenuta si attestava intorno all'8-9%, ma è un calo che naturalmente non ha condizionato il grado di purezza dell'acqua. Per quattro funzionari di AQP, la Procura di Bari, che coordina le indagini, ha chiesto la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Il giudice per le indagini preliminari, Giovanni Battista, deciderà dopo aver interrogato i due arrestati.